Le notizie 60 secondi. La protezione civile della regione Campania ha emanato un'allerta meteo per temporali, venti forti e mare agitato, valido a partire dalle 22 di oggi, venerdì 19 gennaio, alle 22 di domani, sabato 20 gennaio. La Biblioteca Antonio Adisca ha ospitato un incontro guidato dal professor Marco Guida del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, focalizzato sullo studio del microbiota termale. Controlli anti-abusivismo dei carabinieri sull'isola di Procida, un monitoraggio quotidiano delle aree vincolate e tutelate che oggi ha portato a 3 denunce nei qua il proprietario di un terreno, il direttore dei lavori e un architetto. A Capri i numeri delle presenze sono notevoli, ci si aspetta una replica di numeri anche per questa stagione 2024. Ne è convinto Lorenzo Coppa di Federalberghi, che commenta: bisogna vincolare il reale sviluppo del territorio, saranno dei servizi. Il governo sta predisponendo uno schema di legge per lo sviluppo delle isole minori, a dirlo il ministro degli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Incidenti stradali, il rischio stradale, il ruolo dell'informazione, il ruolo dei giornalisti è importante per la prevenzione ma anche per denunciare gli incidenti, commenta il presidente dell'Ordine della Campania, Ottavo Lucarelli. Questa sera torna la trasmissione sportiva a bordo campo l'anteprima alle 21:15, ospite della punta del giocatore del Barano, Vittorio Lubrano. Prossimo appuntamento domani alle 13:00.